con Sant'Agostino, nel sinodo di Cartagine 418, scomunica i negatori di coloro che non amministravano il battesimo ai bambini. Oggi l'insegnamento della Chiesa è amministrare il battesimo ai bambini. Questo è il mio compito. Io, se dicessi a voi in questo momento, invece di rispondere alle vostre domande, mi permettete che io mi metta a ballare sul tavolo, che direste voi? Ma dice, ti senti bene? Il mio compito è difendere quello che la Chiesa insegna a me, quello che tutti i sacerdoti hanno appreso, perché se volevano insegnare qualche altra cosa, oltre quello, al di là di quello che la Chiesa insegna, uno, lo so, poteva diventare buddista. Se viene un buddista, come tanta gente viene, o qualche altro o appartenente ad altra religione, io sono anche capace di fare loro la carità, come tutti sanno, né dico un qualcosa, perché non è il mio compito. Il mio compito è essere garante di quella religione alla quale io, o a cui, o alla religione a cui Don Antonio, fino a quando non viene una sospensione o altra situazione ancora più rigresciosa, che io non mi sento di fare proprio per il bene che io voglio a lui, anche se lui ha detto parte della cosa che sente lui, ma che io assolutamente non mi sento né responsabile né colpevole, ma potrebbe anche dire altri gesti di affetti che ho usato verso di lui, ma non voglio difendere me stesso perché non sono abituato a difendere me stesso. Quindi è solo in riferimento a questo il mio compito, non è un'altra visione. Quindi io, come anche qui sul giornale subito dopo, hanno riportato una lettera, dice ma scrive il Papa, scrive quello, scrive quell'altro, ma ognuno può scrivere quello che vuole, uno può dire che gli occhiali invece di essere da vista qui sono non lo so, per mangiare la focaccia, sono forchetta, può dire quello che vuole, ma in riferimento alla verità che la Chiesa insegna, non può essere che quella verità che viene a noi dal Cristo, insegnata, data alla Chiesa come depositum fidei, e la Chiesa attraverso l'insegnamento del Papa, dei Vescovi come collegio episcopale e con i sacerdoti e i laici viene a noi presentata e che noi dobbiamo presentare agli altri. Bene, ringrazio Monsignor Cucchese, un attimo soltanto perché abbiamo un paio di minuti di pubblicità. Eccoci nuovamente in studio con Monsignor Francesco Cuccarese, Vescovo Pescarapenne, e con Don Antonio Silvestri, ex parroco di Brittoli. Don Antonio, vorrei porle una domanda, perché vorrei evitare che il tutto diventi un monologo, un doppio monologo, no? E penso che i telespettatori siano interessati anche a che si pongano le domande. Monsignor Cuccarese praticamente ha sostenuto adesso, no? Che se esiste una dottrina, se esiste una legge della Chiesa, non è che si possa non discuterne, ma un conto è discuterne per un approfondimento che poi possa portare eventualmente a certe soluzioni, un conto in qualche modo ribellarsi, perché mi risulta, non so se sia vero, anzi vorrei chiederle una conferma in questo senso, che lei per esempio non ha somministrato il battesimo ai bambini negli ultimi tempi, è così? Ma alla crisi ideologica di un prete si risponde con degli argomenti persuasivi, non imponendo soltanto la dottrina della Chiesa. Perché se il Vescovo mi dice la dottrina della Chiesa insegna così, la Chiesa dice così, ma io vedo che questa dottrina della Chiesa è in netta opposizione con le sacre scritture, con i padri apostolici, con gli stessi santi padri e con i teologi moderni post-conciliari, allora ecco, io entro in crisi verso la stessa Chiesa. Cioè a un certo punto mi si pone la domanda se... circa l'autenticità di questa Chiesa. Se questa Chiesa è in contrasto con la fonte della rivelazione, della divina rivelazione, le sacre scritture, i santi padri, i padri apostolici, allora ecco, io comincio ad avere il dubbio che questa Chiesa sia autentica, sia la vera Chiesa di Cristo, sì o no? Don Antonio... E allora come faccio io a dire ubbidisco alla Chiesa se io sono proprio, entro in crisi verso la veridicità di questa Chiesa? Sì, Don Antonio. Certamente io non potevo battezzare i bambini quando la mia coscienza me lo proibiva.
Io non sono un impostore, se fossi un impostore allora sì. Allora io potrei anche fare dei gesti, delle azioni contro le mie convinzioni. Ma io non sono stato mai un impostore, non lo sarò mai. E allora ecco che per essere coerente con le mie convinzioni io non battezzavo i bambini. Ma contemporaneamente io chiedevo aiuto al vescovo, che il vescovo mi dilucidasse questi quesiti, che il vescovo mi rispondesse con argomenti probativi. E il vescovo invece si limitava soltanto a rimandarmi alla dottrina della Chiesa, verso la quale io cominciavo ad avere dei dubbi seri. No, scusi, prego. Ma no, perché ha parlato con Monsignor Ghidelli, che è uno scritturista, ha parlato con Padre Mucci. Io non mi sono mai fatto forte neppure dalla mia teologia. L'ho rimandato ai competenti. Perché non devi dire la verità completamente, Antonio? Tu ti sei sempre ripetuto e stimato una persona essenzialmente onesta, seria, e lo sei. Perché quando parli di me o di queste cose, la verità la tagli? No. E come non la tagli? Hai parlato con Monsignor Ghidelli, che è uno scritturista, sì o no? Non è stato lei che mi ha mandato a Monsignor Ghidelli. Guarda, sono stato io di mia iniziativa a rivolgermi a lui. Don Antonio, da Padre Mucci non l'ho mandato io? No, assolutamente. Assolutamente, perché vedi, sono andato io di mia vedi, iniziativa. Quando, assolutamente, mi dispiace. Quando non dici la verità, perdi anche il tono della voce. No, assolutamente. Ma come? Assolutamente. Non l'ho mandato io da Monsignor Ghidelli? No, ma stai scherzando? No, sono stato io a rivolgermi. Ma poi queste sono cose molto secondarie. Come secondarie? Cioè, tu dici che non ti ho illuminato. Ma le risposte ai miei interrogativi, prima di che tutto, non sono persuasive. Ma prima di tutto, prima le risposte un attimo, io non trovo. Tu stai a sedere. Ma i discorsi sono due. Uno è il discorso di fede, di accettazione della fede. E un altro è di illuminazione. Se io non riesco a illuminarti sulle cose che tu vuoi, allora scrivi al Papa di fatemi conoscere, perché voi non cambiate questo atteggiamento. Allora il Sant'Ufficio ti risponderà che è una esplicita presa di posizione a favore dell'ex ufficio, a favore dei bambini da battezzare. Si risponderà come ha risposto a tanti altri che hanno fatto la stessa domanda. Ora, questo non è dire che io non ricevo, è dire che io voglio ricevere dei lumi attraverso i quali io posso uscire da questa crisi, dalla quale non ne posso uscire perché non accetto quello che è il pensiero della Chiesa. Non so se mi spiega, Don Antonio. Non accetto, non posso accettare fin quando voi non mi correggete. E allora voi alle mie... ma dialoghiamo, che è meglio. Allora devi fare come hanno fatto i santi. Devi dire: io frattanto accetto quello che è l'insegnamento della Chiesa, frattanto resto anche con il mio pensiero, però faccio quello che la Chiesa mi insegna, perché io sono sacerdote in eterno della Chiesa, e sono sacerdote in eterno perché ho ricevuto il battesimo dalla Chiesa da bambino. Perché se io nego d'aver ricevuto il battesimo della fede, io non sono neppure sacerdote, e tu lo sei, te lo dico io che lo sei. Allora io non ho ricevuto il battesimo, non avendo ricevuto il battesimo, non sono prete. Assolutamente. Se non ho ricevuto il battesimo, non sono cattolico. Non sovrapponiamo le voci. Non abbandona mai quelli che si rivolgono a lui in buona fede. Quando io fui ordinato sacerdote, io credevo di essere battezzato in buona fede, credevo di trovarmi dinanzi alla vera Chiesa, credevo di ricevere il sacramento dell'ordine, volevo riceverlo, invocavo ardentemente lo Spirito Santo. Certo, il Signore in quel momento non mi ha abbandonato, non mi ha deluso. Il sacramento dell'ordine c'è in me, lo riconosco. Dialoghiamo, scusando. Ma quando mi sono accorto che il mio battesimo infantile era invalido, ma dobbiamo inefficace... Ma dobbiamo dialogare, se lo ripetiamo. Esatto. Buona fede, scusi, direttore. Buona fede, si intende questo. Io compro una casa, la compro, però non è mia. Chi l'ha venduta a me, non era sua, però l'ha venduta a me. Io l'ho comprata in buona fede, e allora io discuto, senti, dico, siccome abbiamo sbagliato, io l'ho comprata in buona fede, ridammi i soldi, io ti ridò, o no? Cioè, è perché se uno riceve il sacramento... Aspetta, viene dopo. Cioè, in buona fede, vengo qui al TAR, penso che sia Rai 1... Ho sbagliato, Rai 1? Dice no, allora scusate, in buona fede sono venuto qui.
E io vivo da fede, esatto. In riferimento verso il battesimo, credevo di essere battezzato. Ecco, allora sì, allora tu prendi la macchina e vai al TAR. Ma se invece tu pensi devo alla stazione, la locomotiva. Penso che il primo treno è senza locomotiva, ha soltanto i vagoni. Io penso che il primo vagone sia la locomotiva. Allora la mia buona fede che fa? Che trasforma il vagone in locomotiva. Non vale d'argomento. Di mezzo il Signore. Ma lascia stare. Dice di mezzo il Signore, ma certo. Che vede il buon cuore, vede la buona fede del tuo cuore. E il Signore non ti delude. Qui c'è di mezzo il Signore, allora, che è misericordioso, e allora, buono, amore. E alla stessa maniera, vedi non pure. Non è come voi, aspetta, il Signore. No, no, alla stessa, Don Antonio. Alla stessa maniera, vedi pure il battesimo dei bambini. Perché vuoi vedere la buona fede in te? Dopo che momento? Ma se io adesso andiamo un po' agli argomenti. Ma io vorrei porle prima una domanda. No, mi perdone, vorrei porle una domanda prima, perché